Vediamo insieme come lavorare una rosa. Per avviare il lavoro dobbiamo montare 140 catenelle. Lavorate le 140 catenelle, aggiungiamo più una, saltiamo una e ritorniamo indietro lavorando un punto basso. E in ogni catenella di base lavoreremo dei semplici punti bassi. Al termine del giro ci ritroveremo con 140 punti bassi. E questo appunto sarà il primo giro. Terminato il giro, lavoro 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3, più 2 di separazione. Giro il lavoro, filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3, 4 nella quinta, lavoro un punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, filo sull'uncinetto, un punto alto. Filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3, 4 nella quinta, lavoro il punto V, quindi una maglia alta, 5 catenelle, 2, 3, 4, 5, rientro un punto alto. Filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3, 4 nella quinta, lavoro un punto alto, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, rientro un punto alto e termino il secondo giro in questo modo, lavorando filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3, 4, nella quinta lavoro un punto alto, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, rientro un punto alto. Termino il secondo giro in questo modo. Termino il giro lavorando 2 catenelle, filo sull'uncinetto, nell'ultimo punto lavoro un punto alto. Ora lavoro 3 catenelle, giro il lavoro, filo sull'uncinetto, vado a lavorare nel punto V 10 maglie alte. Quindi 1, 2, 3, 4. Lavorate le 10 maglie alte nel punto V qui al centro, lavoro un punto basso, filo sull'uncinetto, prossimo punto V, 10 maglie alte. Lavorate le 10 maglie alte qui al centro, vado a lavorare un punto basso, filo sull'uncinetto, prossimo punto V, 10 maglie alte e procedo in questo modo lavorando 17 petali. Lavorati i 17 petali, io stai ho lavorato un petalo in più, ora andiamo a lavorare, quindi sono 18, ora andiamo a lavorare le foglie. Nello spazio dove ho lavorato un punto basso, qui rientro e lavoro una catenella e lavoro un punto basso. E da qui inizio il lavoro. Ora, nello spazio del punto V qui vado a lavorare 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4. Poi lavoro 2 maglie alte doppie. Lavorate le 2 maglie alte doppie, vado a lavorare 3 maglie alte doppie. Lavorate le 2 maglie alte doppie, 2 triple, scusatemi, lavoro 2 catenelle e lavoro di nuovo 2 maglie triple. Lavorate le 2 maglie alte triple, lavoro 2 maglie alte doppie. Quindi 1 e 2. Termino lavorando 4 maglie alte. 1. Lavorate le 4 maglie alte, questa sarà appunto la nostra fogliolina. Procedo lavorando in questo spazio un punto basso, lavoro 1, 2, 3 catenelle, prossimo punto V un punto basso, 1, 2, 3 catenelle,
Prossimo spazio, un punto basso. Filo sull'uncinetto nel punto D, lavoro una foglia. Quindi lavorerò 4 maglie alte, 2 maglie doppie e 2 maglie triple, 2 catenelle di separazione e lavoro di nuovo 2 maglie triple, 2 doppie e 4 punti alti. E così lavorerò per tutti i restanti punti VIP. Lavoreremo la foglia. Lo sai davvero? Cioè, non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. Non è possibile.